Ma li conoscete questi? Questi adesso dovete comprarli. Sono i piselli che normalmente comprate sempre al supermercato, già congelati e pronti. Incominciamo a comprare questi. Questi quando è periodo? Allora, i piselli freschi. Li mettete là, vi divertite, li aprite, li pulite così, li, come dicono a Roma, li scafate, eccoli qua. E queste bucce non si buttano, si lavano e poi vi dico perché servono. Adesso, quindi, uova, piselli, le bucce dei piselli, una zucchina romanesca, quella scrocchianella, gli asparagi e la cipolla quella buona. Ho trovato la cipolla fresca di Tropea, però può essere anche un cipollotto fresco e parmigiano. Allora iniziamo subito. Prendo la cipolla. Lo sapete che ci vado matto, no? Tagliata sottile sottile. Questo è uno di quei piatti che uno dice sente proprio il gusto della stagione. La stagione, cioè è iniziato il caldo, incominciano a uscire tutte quelle belle verdurine che ci ricordano l'estate. Sto usando, è come se fosse un brindisi oggi, l'olio Franci, il mio amico Giorgio Franci che ha vinto questa settimana, sto mese, un sacco di premi, bravo Giorgio. Poi vado così, quindi io uso roba buona, degli amici che fanno roba buona. Allora, poi, quindi alzo, faccio stufare un po' il cipollotto. Guardate qui come l'ho conservato, venite qua. Acqua, perché fin dei conti che so, sono fiori questi. Però questi sono fiori, no? Allora, prendo, quindi li conservate così, con un po' di acqua. Guardate che sono belli scrocchianella. Così, senti quello come chiacchiera. Allora, userò le puntine, queste qui, la parte più bassa, così. Da stufare, ecco adesso lì, insieme alla cipolla, così, e vado a mettere qua dentro. Profumo di fresco, profumo di buono, profumo di roba che è proprio, c'ha quel colore vivace. Poi metto anche i piselli, ma questi anche così, io ne mangiavo tantissimo bambino, quando li aiutavo madre a pulirli, e vado. La zucchina romanesca, guardate, ma perché a me piace questa? Non perché è di Roma, perché è scrocchiarella, fresca, buona. E vedete il bianco, anche poco il bianco all'interno? E tutto quanto verde, saporito. Adesso bagno un po' di brodo che ho fatto con l'acqua insieme al cipollotto e il bianco delle zucchine. E se volete potete mettere anche i gambi di asparagi. Allora, mentre va, guardate qua che cosa faccio. Contenitore, le bucce dei piselli lavate, ok? Questo non l'ho inventato io, lo fanno in Veneto, per i Sebisi. Acqua, brodo anzi, scusate, o acqua calda, lo stesso. Vado col frullatore. Guarda che bello, guarda che colore, bello, verde, guardate che stupendo. E questo darà un gusto fantastico alla nostra zuppetta di piselli, zucchine e asparagi. Vado con le zucchine adesso, così rimane tutto quanto croccante. Aggiungo il nostro verde, guardate così, lo aggiungo. Aggiungo un po' di sale, così, e lascio cuocere per pochissimo tempo. Aggiungo le punte degli asparagi e nel frattempo che faccio? Uovo, facciamo un uovo in camicia, così quei giorni che vogliamo mangiare bene senza mangiare la pasta, senza mangiare la carne, tutti i giorni carne, ci facciamo un bel ovetto. Da quant'è per mangiare l'uovo? Così. Allora, questa è la prova del 9 se l'uovo è fresco, vedete rimane attaccato al rosso, al tuorlo, piano piano. Se non è fresco o se l'acqua è sporca, si separa il bianco dal rosso. Questa è proprio la prova del 9. Adesso prepariamo il piatto, non lo stracuocio perché sennò cambia tutto il colore, ma cambiano pure le proprietà, il gusto di questa zuppetta. Uovo, lo metto qua, sale, pepe e poi c'è tanto parmigiano, che a noi ci piace tanto, è vero. Eccolo qua. Un filo d'olio di Giorgio, e questo per brindare ai tuoi successi, Giorgio.
E adesso assaggiamo. Guardate qua che bello, guardate, zacchere, guarda qua che meraviglia. Quindi tutte cose buone, le verdurine, c'ho una fame, mi butto dentro il piatto. Non può che essere buono, perché l'uovo, asparagi, il parmigiano, i piselli, una bontà. Signori, veloce, leggero, sano e tanto tanto buono. Buon appetito. Che bontà. E per chi non ama le uova, perché tante donne non amano le uova, guardate qui, gamberetti bianchi, quella che si usano per la fritturina, li mettiamo qua dentro, prova appena alza il bollore, così, che appena appena si sbiancano, sono pronti. Mamma mia che bontà per questi, gamberetti, guardate che bellissimi, un filo d'olio, ed ecco qua un piatto veramente buono, semplice, leggero, ma tanto tanto buono, come assaggia pure. Vi è piaciuto questo video? Certo che sì, era bellissimo. Quindi iscrivetevi al mio canale, così non vi perderete mai più un mio video. E poi commentate, che mi fa impazzire rispondere ai vostri commenti. E poi i like. Oh, e dopo se la mossa questi like. Un bacio e un abbraccio a tutti. Muah.